quando le cose nel calcio non vanno bene, chi paga generalmente è il mister. E loro lo sanno che è così, no? Anche i nuovi, per non avere problemi, devono sempre vincere, o quasi sempre. Castori ha fatto tanto per l'Ascoli, mi dispiace per questa situazione, ho senz'altro un sentimento di riconoscenza nei suoi confronti e però si è giunto a un momento in cui non c'era più feeling con la squadra, almeno per quello che appariva a me, ma d'altronde come appariva dai risultati. Quindi sono arrivato dopo un lungo esame della situazione a fare questo passaggio a mister Silva. Ed è stato un esonero non felice, nel senso che non è che l'ho fatto a cuor leggero, l'ho fatto soffrendo una certa situazione che non era più sostenibile. Quindi abbiamo deciso, ho deciso, di fare quello che stiamo facendo. Massimo Silva c'è un passato con noi, come calciatore ma anche come allenatore, no? Anche se a fianco lui c'era Marco Giampaolo, però ha dato anche lui i suoi contributi, anche se facevo finta di non sapere, ma sapevo. E penso che anche in questo momento così difficile nei rapporti con i giocatori, per cui si dovrà ricostruire un tipo di rapporto diverso con loro, penso che Silva possa essere l'uomo più adatto a svolgere questa attività. Io credo innanzitutto a una giustizia diversa e poi credo anche nel buon gioco che questa squadra potrebbe attuare. D'altronde qualcuno pensa che noi abbiamo cambiato molto nella squadra, invece non è così, abbiamo cambiato poco. Abbiamo innestato dei giocatori nuovi con certe caratteristiche. Ci sono dei punti magari che, su cui dobbiamo ragionare prossimamente e vedere se ci occorre qualcosa aggiuntivo. Andremo a vedere successivamente questo. Nei momenti difficili, come in passato, si deve stare insieme, ragionare insieme per dire quale potrà essere il futuro dell'Ascoli se una componente importante come quella dei tifosi viene a mancare. Il sostegno del tifoso è importantissimo. Quindi prego i tifosi di stare, continuare a crederci e a spingere insieme a tutta la città l'Ascoli verso una salvezza su cui ci credo. Ma l'ho detto anche in passato, ho fatto anche delle cose particolari per avere più pubblico. È un momento difficile, no? Per tutti, il clima sociale è particolare. Però il calcio con 3.000 spettatori in Serie B non può andare avanti. Dobbiamo essere di più. E queste storie qua io le ho vissute anche 30 anni fa, quando l'Ascoli stava in Serie A, stava per retrocedere, il pubblico invece di sostenere la squadra si allontanava.
Io ho visto tante partite di Serie A con 2.000-3.000 spettatori ed è tutto sbagliato secondo il mio punto di vista. E dobbiamo stare insieme non solo nei momenti belli, ma anche e soprattutto nei momenti difficili. E sono convinto intanto di avere anche collaborazione da parte dei giocatori, perché quello che noi vediamo in campo è frutto di una situazione di atteggiamenti che non riesco a capire. Quindi chiederò collaborazione soprattutto a loro. Questo è il monito che cerco di, è l'idea che cerco di portare avanti. Presidente, DS? DS? DS sta a Osimo, non sta qua. Invece la presenza del DS deve essere fatta in città, dove sta la squadra. Ma quindi lui volontariamente è rimasto? Non so, siamo sentiti martedì a sera verso le 8. Poi non l'ho sentito più. Anche lui ha fatto un comunicato in cui diceva che non aveva saputo ufficialmente la prima notizia delle zone. Beh, tutte le persone che non hanno la spinta interiore per cercare di risolvere i problemi, uno si tira indietro, no? Poi ci sta sempre qualcuno che ha maggiore responsabilità che deve fare. Io cerco sempre di fare. Posso anche non fare le scelte giuste, però guai fermarsi. Il giocatore e gli allenatori hanno bisogno costantemente di un contatto di presenza a distanza ravvicinata con un direttore sportivo qualsiasi. Deve stare qui. E poi ci sono dei problemi che noi conosciamo, che qualcuno pensa che il presidente, che alla notte alle 4 deve andare in giro per i locali per vedere quello che succede. Ho detto tutto. E ora che la smettiamo, a ognuno il suo compito.